se la chemioterapia ha avuto dei risultati in passato non particolarmente soddisfacenti, ma comunque ha avuto dei risultati, dei dati stanno uscendo con l'immunoterapia che potrebbe migliorare sicuramente questi risultati, ma soprattutto stiamo cominciando a conoscere dal punto di vista biologico la malattia, cioè ad individuare alcune caratteristiche particolari, cioè delle mutazioni nel patrimonio genetico della malattia che ci consentono di agire con dei farmaci mirati. Se noi conosciamo la mutazione presente e abbiamo un farmaco attivo su quella mutazione, siamo in grado di agire come inserendo una chiave in una serratura e far scattare la serratura. Pazienti trattati con chemioterapia, che di solito avevano una prognosi molto scadente, si è fatta una selezione di quelli che avevano questo riarrangiamento e si è visto che il 37% di questi pazienti rispondevano alla terapia con una sopravvivenza che si misura in anni come mediana, quindi vuol dire che più del 50% di questi pazienti sono vivi per quasi 3 anni. E questo è un dato che non è mai stato raggiunto in questa patologia. Quando arriva un nuovo farmaco più preciso, come il pemigatin, ma ce ne sono altri in cantiere, è una speranza per i pazienti. L'arrivo di un nuovo trattamento che possa migliorare la loro condizione di vita, aprire una pagina di speranza, è straordinario. No? Il cholangiocarcinoma rappresenta una patologia con un altissimo bisogno clinico insoddisfatto. Basti pensare che il pemigatinib rappresenta la prima grande innovazione dopo oltre un decennio, ed rappresenta la prima target therapy approvata nel trattamento appunto di questa patologia.